Anche nel caso di Elisa, diceva: ah, no, io non ce n'ho voglia, no? Non sta, ma se non ce n'ho voglia. Vedete la malcomprensione di fondo di questo non ce n'ho voglia? Questo non ce n'ho voglia significa non aver fede, che non è normale, nessuno ti ha mai spiegato che cos'è. Non hai fede, quando tu dici: ah sì, potrei amare il mio prossimo come me stesso, però non ce n'ho voglia. Ma stiamo scherzando? Si vede che non hai capito. Ricordate l'esempio dello schiaffo? Dice: ah, non lo faccio perché non ne voglio. No, ti stai schiaffeggiando da sola, ti stai distruggendo da sola. Ma non lo vedo. Abbi fede, capito? Hai capito? È grandiosa sta cosa? Cioè, quando provo uno stato di antipatia, mi sto schiaffeggiando da sola, mi sto riempiendo di tossine. Non lo vedo, ma cavolo! Capito? Che non è, vedete che non è il credere, è diverso dal credere, perché è un atteggiamento amoroso. Non è un atteggiamento mentale, non è che ci credo perché mi sembra, no, è un atteggiamento di amore profondo, di dire che è così, la vita è così, o è così oppure spariamoci tutti perché non ha senso, o la vita è come ve la sto raccontando, oppure che cosa cavolo veniamo a fare qua, perdiamo un sacco di tempo e di energie, tanto va andarsene. E quindi con la tua intelligenza, con la vostra intelligenza comprendete che c'è un nesso, è difficile da vedere un po' durante la giornata questo nesso, la fede è quella che combina queste mancanze di nesso. Capito che bella che è la fede? E ne abbiamo parlato anche a mezzogiorno, no? Qualcuno diceva: io ho fede, io non ho fede, ma in realtà è come il congresso, ricordate? Un giorno vi parlo del non aver fede, il giorno dopo vi parlo di avere fede, ma alla fine dite: ma è meglio avere fede o non avere fede? Non so se mi spiego, perché se me ne parlo sul piano cominciate a capire. Se me ne parlo su questo piano, alla fine, boh, è meglio aver fede. Siete convinti di una cosa, poi il giorno dopo siete convinti del contrario, perché se ve lo presento in un certo modo è una rottura di palle clamorosa. L'errore di base è che quando abbiamo questi dubbi ci consultiamo con chiunque e chiunque crede di poterti dare una sua lettura e ti fa più confusione di quella che tu già hai, perché magari non è la persona giusta che può spiegarlo, o perché crede di aver capito tutto e non ha capito niente. Quindi tu che ti metti in dubbio e chiedi, quando hai parlato con persone che credono di aver capito e non hanno capito niente, tu capisci meno di quello, hai più dubbi di quelli di prima di aver posto la domanda. Cara Simona, qual è la domanda? Cos'è la fede? Perché io ho la mia fede Ha che... svicolato, non ha fatto nessuna domanda. No, se la faccio io, no? Se noi facciamo la domanda ai nostri amici o chi ci sta Ripetilo un'altra intorno. volta, avevamo capito benissimo. No, credo sempre di non essermi spiegata bene. Ah, io, oh, non Hai capito? Una delle cose da non dire, questo credo. Aspetta che... Guarda, sorvogliamo su quello che hai detto. Guardate che adesso l'avete capito. Posso fare una giornata di seminario su quello che voi dite a tavola. Rendetevi conto di questo. Mentre mangiamo, ascolto quello che dite e poi ne parlo tutto il giorno. Sì, è la mia, proprio. Vi rendete conto di questo, vero? Perché quello che voi dite è un capolavoro. Capolavoro perché veramente a volte non sapete proprio quello che dite. Però lo dite bene comunque, devo dire che non sapete dove andate, ma ci andate. Che sembra Totò in Piazza del Duomo a Milano quando dice: ma per dove dobbiamo andare? Da che parte dobbiamo andare? Al vigile che è austro-ungarico. Vabbè, è uno sketch di uno sketch di Totò. Allora, Ah, lo stesso. No, io mi ricollego ad una delle domande che aveva fatto anche Sara, che riguarda appunto i talenti e i doni. Come riconoscerli? sì, a te invece? No, io volevo dire qualcosa riguardo al sorriso, la mia esperienza. Sì. E io ho sempre avuto questa tendenza, me lo dicono, non lo so, che io tendo a sorridere, però ho sempre ricevuto anche degli scherzi per questo, cosa hai da ridere? Però mi sono resa conto che comunque devo manifestare questo mio essere, non posso fare a meno di essere così. E a volte ho notato che le persone cambiano, no?
nell'atteggiarsi anche a me, cioè c'è proprio questa cosa. Quando io do un sorriso ho un ritorno molto diverso, insomma. Va bene, grazie. La domanda qual è? No, era questo, volevo solo puntualizzare. Ah, davvero? Forse era diretto a me che avevo posto il problema. No, sì, va bene, sì. Nel senso che... Io l'ho posto come un problema mio, un limite mio poi per te. Mio, questo è mio. Calmiamoci. Allora, vuoi sapere come si fa a riconoscere i talenti? Sì. Giusto? Beh, me ne ho parlato un po', Facciamo un seminario quando torno, dai. A parte che era anche l'argomento di oggi. ma oggi abbiamo visto delle cose comunque che fanno parte del mondo dell'anima. Solo che avevano detto la mattina l'anima e il pomeriggio qualcos'altro, sì, ma non si può fare a cottimo, non è un lavoro che si può fare a cottimo, questo non è che... Devo fare il lavoro in base alla vostra capacità di comprendere. E di questo non ho ancora parlato, cioè di come sto lavorando, di come sto lavorando con voi, cosa succede. Perché anche questo è qualcosa che non si vede, non si vede niente. Vabbè, lasciamo perdere. Abbiate fede. Sì, ma ne abbiamo parlato un po' di come riconoscere i propri talenti. Vi ho detto che i talenti non sono solo quelli artistici, ma anche si può esprimere talento preparando, come dicevo, un piatto per le persone che si ama, un piatto fatto con amore, accompagnare qualcuno, sorridere, certo, consolare qualcuno, l'accoglienza, tanti sono i talenti, non sono solo quelli artistici. Attenzione, quando il vostro talento, se il vostro talento è l'accoglienza, diventa una forma d'arte. Se voi siete in un momento nel numero 5 e anche oltre, tutto quello che voi fate è una forma d'arte. Ecco perché si dice che l'illuminato quando prepara un tè. Perché tutto quello che fa è una forma d'arte, arte oggettiva. Vi ricordate che cos'è l'arte oggettiva? È quel modo di essere, quindi non solo una pittura o una scultura, è un modo di essere, di comportarsi, di camminare, di parlare con le persone, di sorridere, che parla direttamente, comunica direttamente con l'anima delle persone con cui viene in contatto. Capito? Questa è l'arte, la vera arte, l'arte oggettiva. Poi c'è l'arte, vabbè, quella serve anche quella, perché l'arte oggettiva va dal 5 al mondo al 4, diciamo così. E poi occorrono comunque dei duplicatori a livello 4 che non sono intuitivi, ma che comunque allargano questa cosa, e ognuno di noi può avere anche questo un talento, quello di capire bene dove ci si trova a livello dell'evoluzione e aiutare altre persone a crescere in base alle proprie possibilità. Insomma, talento è tutto un talento. Per esempio, la tua sensibilità nel fiutare le cose è un talento, perché a tavola questa si è messa a fiutare, diciamo, ha chiesto un piatto di un altro, ha detto, posso fiutare il tuo piatto? Che a me è una cosa che mi piace, mi fa impazzire questa cosa, perché sembra una cosa fuori di testa, uno dice, ma come, posso fiutare il tuo piatto? Per me è una cosa bellissima, sono quelle cose fuori di testa. Fiutare, allora se vi dico delle cose sul fiutare, sull'odorare, dai, vi dico due e poi basta, ma fino a che... Dai, alle 6 smettiamo poi. Dai, vi dico delle cose su... Oggi è un po' così, dai, oggi è un po' jukebox, ok? Allora, ognuno di noi ha un suo profumo naturale. Ok? Boh. Questo profumo è esattamente la dimostrazione del nostro stato di coscienza. Il nostro profumo è il risultato della nostra capacità di aprire il nostro cuore. Un profumo si può trasformare in puzza.
Chi si fida dell'esistenza profuma, chi non si fida dell'esistenza incomincia a puzzare. Poi se lavorate 10 ore sotto il sole è un altro discorso, se non vi lavate per 2 mesi è un altro discorso, cercate di capire. Sì, certo. Allora, non prendete questa cosa, però cominciate, vedete di come funzionano queste cose qua. Allora, prima cosa. Seconda cosa, si può diventare in grado, e questo è uno dei tuoi talenti, di stabilire, conoscere la persona attraverso l'odorato. Cioè voi potete fiutare, è una cosa che io faccio questa, di cui non si accorge nessuno, meno male, altrimenti sarei già rinchiuso in galera. Senza che le persone se ne accorgano, passo vicino a loro e sento il profumo che emanano dal collo. Adesso ve l'ho detto, starete lontanissimi. Lontanissimi. Perché poi in un certo tipo di mondo si diventa un po' maniaci per quelle cose lì, ma per me è importante. Naturalmente devo cercare di distinguere tra il profumo del deodorante e il profumo naturale. Non ne sto parlando male, eh? Non è che vado lì per dire, per giudicare le persone, ci mancherebbe. Perché ci si può nutrire di quel profumo, esattamente come ci si nutre di un dolce, di qualcosa che si mangia. Ci si può nutrire di profumo, e particolarmente a me piace nutrirmi di profumo. Chiaramente, uno che mi vede così pensa che sono deficiente, e va bene, però a questo ci abituiamo, che gli altri pensano che siamo deficienti. Terzo, dalla qualità del profumo si potrà, non adesso, ma in futuro, si potrà arrivare a percepire se ci sono delle malattie in atto all'interno del corpo. Vedi, questo potrebbe essere un tuo talento. Qual è il problema? Perché qualcuno che così dice fammi annusare il tuo piatto è veramente fuori di testa. Ed è una cosa bellissima. Qual è il talento? Guarda che puoi aiutare delle persone a guarire percependo in anticipo alcune disfunzioni nel suo profumo. Qual è il problema? È che non puoi andare in giro per strada chiedendo a tutti di fatemi usare dei pezzi loro, capirai. Andremo a livelli che... Però ogni volta che puoi allungare il collo e senza che le persone se ne accorgano, sentire questo profumo. Non giudicare quello che senti, perché sarà difficile stabilire, però se è un tuo talento, un po' alla volta potresti mettere in atto una sensibilità nei confronti del profumo e aiutare le persone. Va bene? Quarto. Ce n'è di roba, eh? Il profumo può essere una fonte di guarigione. Una persona che si fida dell'esistenza può comunicare la sua fiducia nell'esistenza attraverso il suo profumo naturale. Un illuminato profuma anche quando è morto. Che bello, no? E io so che ci sono dei profumi che mi guariscono interiormente. Il problema è che non posso andare dalle persone e fare come fa lei col cibo, perché verrebbe malinterpretato, no? Ma se ti chiedo, se ti vengo lì a annusarti, tu mi dici, ma scusa, davanti a tutti, non è così? Sarebbe una cosa fuori dai gangheri. Infatti cerco di non farlo, però... Però, d'altra parte, se volete imparare su alcune cose, bisogna diventare un po' maniaci. Voi pensate che Bach, quello dei fiori di Bach, era uno fuori di testa. Era uno che si stendeva in un prato, no? E stava lì ore a giocherellare con i fiori. Perché per capire se un fiore può guarire un certo stato di coscienza, uno stato di stress, guardate che bisogna essere dei geni. Anche dei folli. Perché quando vedete uno lì disteso che annusa un fiore, dice, boh, è mezz'ora che sei lì, potresti anche mollare. E l'altro dice, no, sto capendo qualcosa di importante. E lui capisce qualcosa di importante quando gli altri invece, per gli altri non esiste niente. E pensano che sei un cretino, un pazzo che sei lì a fare un lavoro che non ha senso. Ora, finché uno annusa dei fiori, va bene. Se io comincio a annusare le persone, è un casino. Poi c'è anche da dire che adesso è una battuta, però il tipo di energia di cui ho bisogno io è chiaramente un tipo di energia femminile, per cui quello che vogliono usare io è il profumo femminile, ma non perché sono uno schifoso, ma perché è semplicemente così, ovvero, è un discorso lungo, adesso ti saluto, 7 minuti restano, porco giù davanti,
Allora, esiste un nutrimento per la personalità e poi esiste un nutrimento dell'anima, ok? Il nutrimento dell'anima è fatto da tutte queste piccole cose di cui normalmente non si tiene conto, va bene? Allora, il problema dei maschi è quelli che più facilmente perdono il senso dell'esistenza. Le femmine mantengono più a lungo questa cosa perché hanno delle caratteristiche, dei talenti che sono più in linea con una via evolutiva. Per esempio, faccio un esempio strano, un'altra parola nuova, la devozione. Avete presente la devozione? Così come la fede non è quella roba, anche la devozione è un'altra roba. La devozione è un qualche cosa che nell'universo femminile è più comprensibile, mentre per i maschi la devozione è meno comprensibile. Non ho tempo di parlarne in profondità, cercate di tenere le cose un po' leggere. Per i maschi essere devoti gli sembra di perdere tutta la loro identità, tutta la loro forza, tranne i maschi che hanno delle caratteristiche femminili, il che è un vantaggio, il che non vuol dire essere... vuol dire semplicemente... per varie ragioni, dei maschi che hanno sviluppato delle attitudini femminili. I maschi che vengono ad ascoltare queste cose, che resistono fino alla fine, vuol dire che hanno delle caratteristiche femminili accentuate, ok? Perché vedete che sono 10 femmine ogni maschio, okay? E questo è normale che sia così. E i maschi che resistono, che sono qua, vuol dire che hanno delle caratteristiche femminili. E questo è un complimento. Allora, la devozione è qualcosa quindi che nelle femmine viene molto più naturale. Beh, guardate bene, se io voglio andare nel regno dei cieli, io maschio voglio andare nel regno dei cieli e non riesco ad aprirmi alla devozione perché il mio mentale è inferiore, è strutturato, perché essere devoto mi sembra di perdere la mia identità, perché bla 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 bla, ho bisogno di una femmina che mi nutra di questo sentimento. Hai capito? Come ognuno di voi ha bisogno delle cose, è proprio un bisogno animico, non è un bisogno della personalità, è un bisogno animico. Noi abbiamo dei bisogni animici, ci dobbiamo nutrire di qualche cosa di importante. Poi è vero, quello mi piace, quello c'ha un bel nasino, quello c'ha una bella macchina, ok, però c'è anche questo tipo di rapporto in cui ci si nutre di aspetti che altrimenti non si riescono a trovare. E un uomo, per entrare nel regno dei cieli, si deve preparare per questa entrata nel regno dei cieli, ha bisogno di nutrirsi del femminile. Quindi si può nutrire del femminile o leggendo dei libri, ma il sistema più semplice per nutrirsi del femminile, non ci sono tanti giri di parole, non è che puoi leggere tutti i libri che vuoi, ma una carezza, un sorriso, un profumo, uno sguardo, non ha valore. E questo è un talento, per esempio. Solo che vi devo dire che le femmine occidentali, e qui mi farò delle nemiche sicuramente, sono ben lungi dal distribuire questi doni, mentre in Oriente le donne hanno più questa capacità comunque di accoglienza del maschile, questa accoglienza da una parte materna, dall'altra anche molto sensuale nel senso che vi ho spiegato oggi, mentre in Occidente per tutta una serie della nostra educazione, di quell'imprinting di cui parlavamo prima, questa è una cosa veramente dura. Infatti, detto proprio come una battuta, vivere in Oriente e tornare in Occidente significa essere fuori di testa. Rieccomi. Significa veramente essere fuori di testa perché manca una grossa fetta di nutrimento, che questa accoglienza femminile, solo che qua l'accoglienza femminile entra subito in un mondo di confusione, di perversione, durissimo, insomma. Guarda, c'è dentro di tutto, quando una donna accoglie, minchia, diventa una mignotta subito. E per cui sono tutte lì, tutte, cavolo, no, perché io, perché qui, perché là, che non è che ci sia qualcosa, è semplicemente così, viviamo in un mondo che è organizzato in questo modo, non c'è niente da fare, e uscirne in Occidente è dura proprio. Non so, per dire, adesso è una battuta, ti faresti fiutare
E uno dice, boh, so se mi spiego, so se mi spiego. Perché il primo pensiero dove va? È solo un esempio, eh? Il primo pensiero dove va? Ti conosco a te, no? Non andrebbe subito lì il pensiero? Poi falle cambiare il pensiero. E se tu provi a farle cambiare il pensiero, dice, ah, mi stai convincendo, insomma, stai tentando di convincermi, è un disastro, eh? Un disastro. Un incidente è un disastro. Per cui bisogna vivere senza profumo, senza carezze. Cercate di capire cosa voglio dire. Cioè non c'è questa effusione di carezze senza problemi. Ogni carezza è pesata e pesante, no? Ti accarezzo, però chissà cosa pensano gli altri, ci hanno visto insieme al ristorante, ti ho fatto una carezza al ristorante, poi mi diranno che sono questo, poi il mio fidanzato cosa pensa, c'è tutto questo sistema di pensiero per cui dare una carezza a qualcuno, che è la cosa che meglio di tutto, più di tutto esprime questo talento, il talento di far sentire a proprio agio un uomo, di accarezzarlo, di dargli quella spinta spirituale, perché è un apporto spirituale. Diventa tutto un mondo di una fatica terrificante, fatica. Capite, no, cosa voglio dire? Quando invece la cosa più naturale, veramente la cosa più naturale di questo mondo. Per questo adesso voglio lavorare su questo aspetto della sensualità, come vi dicevo. Adesso uscirà il prossimo libro che abbiamo fatto insieme, in cui parleremo di tutti questi argomenti, però senza speranze che possa cambiare tante cose a breve termine. Perché così chiedetemi anche voi, insomma, quanto siete disposte ad accogliere un uomo, ad accarezzarlo, a farlo sentire in pace con se stesso, perché una donna può cambiare la vita di un uomo con una facilità estrema, con un sorriso, con l'accoglienza. Però dovete mettere in atto un pensiero spirituale e non importa se l'altro poi non lo è. Vi ricordate, non cadete nello stesso errore dicendo, ah sì, però ti do una carezza, poi tu cosa fai? Però perché tu poi mi chiedi il numero di telefono, tutto questo discorso. Che è lo solito discorso di dire, ah, se se lo merita, faccia, se non se lo merita. Ma non è una questione di merito, è una questione che mentre tu accarezzi, mentre accarezzi, cresci tu. Mentre accarezzi, sei tu che cresci. Se no c'è sempre quella mentalità del cavolo, sì, ti accarezzo, però lo meriti, non lo meriti, poi cosa fai? Poi mi vieni a prendere stasera, vai con gli amici, cosa fai? Cosa? Bibidi, bubidi, babidi, bobidi, ba. Porco cane, dammi sta carezza che non rompere i coglioni. Si sa perché sennò fai il gioco della destra, quella roba lì, no? Sì, vabbè. Macchiavellismi dell'altro. No, bisogna ragionare per sé. Ci siamo capiti. Questo è tutto un mondo di cui vi ho appena accennato delle cose così, perché mi ha chiesto quali sono i talenti, attenzione, che anche la carezza è un talento, anche l'accoglienza è un talento, no? E come se è un talento? E chi è che dice questo? Dai, finiamo su questa cosa qua. Vi prego di non malinterpretare quello che dirò. Vi prego di non malinterpretare quello che dirò. Vi prego. Non interpretate male quello che vi dirò. Sentite cosa dice Gesù. Mi sa che qua adesso mi meno. Aia. Sicuro di volerlo fare? No, ho cambiato idea. Grazie. Grazie per la sua. Le prostitute vi precederanno nel regno dei cieli. Anche i pubblicani. Stasera parliamo delle prostitute, perché qua ce ne sono una decina. Nel senso di Gesù, naturalmente. Vedete però, anche parlare di queste cose, vedete come ci sia una logica spirituale anche qua, è una logica normale. È chiaro che se dai la puttana a uno si offende, ti spacca anche la testa, e ha anche ragione. Però è Gesù che parla così, è ancora lui che parla così. E perché le prostitute ci precederanno nel regno dei cieli? Non ve lo dico, perché sennò stiamo qua fino a mezzanotte. È il compito che vi do da fare a casa. Però vedrete che se volete ci arrivate. Però so già che quando parlo di questa cosa, dopo le ragazze pensano, ma allora devo proprio darla a tutti.
Vedete com'è facile poi andare a finire lì? Dai, vi ho messi in uno stato d'animo che ce n'avete per un pezzo da riflettere. Tanto tornerò tra 6 mesi, quindi hai voglia. Oggi abbiamo scoperto un sacco di modi interessanti. Eh? Beh, avete anche imparato che, insomma... Però... Però cosa? Il criptico, senza il traduttore, il Vangelo italiano, italiano Vangelo, che sei tu, rimane criptico. Da adesso riesci a capirlo, ma perché c'è stato il traduttore, il Google? Sì, ma in effetti ve l'ho detto questa, che per adesso avete ancora bisogno di un traduttore, e non è un'offesa. Avete ancora bisogno di un traduttore, non è un problema, non è un problema. Mentre invece per tante persone è un problema questo. Ah, allora io vuoi dire che non sono in grado di fare un cammino spirituale se tu non ci sei? Capito dove va a finire la complicazione? Dov'è il problema di avere qualcuno che vi spiega un po' di cose? Non c'è nessun problema, e invece può diventare un grosso problema, perché le persone sono convinte di essere maestri di se stessi. Ti saluto, hai capito oggi, eh? Maestro di se stesso. Ma no, ma ragazzi, lasciate perdere. Allora, c'è bisogno di qualcuno che ci chiarisca questi principi, fino a quando finalmente non abbiamo più bisogno. Se no ci si ingrippa in piccoli problemi dai quali non si esce, non si esce mai, non si esce mai. In malcomprensioni che ci tengono inchiodati al nostro stato di addormentamento per anni, per tutta la vita a volte. Perché non si vede, perché non abbiamo occhi per... Occhi per sentire, e perché non abbiamo orecchie per vedere. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Ciao. Ha fatto il tempo fino alla fine, ce l'ho fatta. Grazie, grazie. Grazie, signore.